Buongiorno ragazzi, benvenuti a un'altra puntata delle lezioni ribaltate di Mr. Boscherini. Oggi nel corso della nostra unità sui poliedri parleremo del prismaretto. E come vedete oggi abbiamo una lezione pigiama edition, quindi fate ciao la scimmietta. Nella scorsa lezione abbiamo definito che cos'è un prisma. E ve lo ricordo, il prisma è un poliedro delimitato da due poligoni paralleli e congruenti fra di loro e da tanti parallelogrammi quanti sono i lati del poligono di base. All'interno della categoria dei prismi abbiamo identificato poi i prismi retti, ovvero quei prismi in cui gli spigoli laterali formano un angolo di 90 gradi, quindi sono perpendicolari agli spigoli di base. Questo significa quindi che in questi particolari prismi, nei prismi retti, le facce laterali sono tutti dei rettangoli. Non solo, lo spigolo laterale va a coincidere proprio con l'altezza del nostro prisma, il che rende poi i calcoli molto più semplici. Per questo noi andremo a vedere le formule solo dei prismi retti. E nel corso di questa lezione andremo a vedere in particolare il caso di un prisma a base triangolare, ancora di più nel caso di un prisma che abbia per base un triangolo rettangolo. Ed eccolo qui disegnato. Si vedono chiaramente le due basi, le facce laterali, lo spigolo laterale che è uguale appunto all'altezza e qui abbiamo il suo sviluppo piano. Notare come a differenza per esempio del parallelepipedo rettangolo o del cubo, le facce laterali non sono più 4 ma sono solo 3, appunto perché le facce laterali sono tante quante sono i lati del nostro poligono di base. In questo caso il poligono di base ha 3 lati, le facce laterali sono 3. E ancora una volta è molto importante, così come vi avevo detto nel caso del parallelepipedo, che quando andate a disegnare lo sviluppo piano, questi spigoli qui devono essere della stessa lunghezza degli spigoli con cui poi vanno a coincidere. Quindi questo spigolo qui, per esempio, sarà lungo quanto questa ipotenusa, o questo spigolo qui deve essere uguale a questo cateto del nostro triangolo rettangolo. Ora, circa le formule, non ci sono delle grandi novità rispetto a quello che avevamo già visto nel caso del parallelepipedo rettangolo, anzi, come vedete, molte formule sono assolutamente identiche. Perché? Perché di nuovo, per esempio, lo sviluppo piano è di nuovo un rettangolone che ha per base il perimetro di base del nostro prisma, così come prima era il perimetro di base del parallelepipedo, e per altezza l'altezza del nostro prisma. Quindi quali sono le formule? Ecco, non c'è una formula per l'area di base e questa cosa dovrebbe essere ovvia, perché noi possiamo avere prismi con qualsiasi tipo di poligono, quindi l'area di base, la formula dell'area di base dipenderà da qual è il poligono di base. Se è un triangolo sarà la formula dell'area del triangolo, se è un trapezio sarà la formula dell'area del trapezio e così via. Quindi sarà a voi di volta in volta capire qual è il poligono di base e andare a cercare quali saranno i dati necessari per andare a trovare la sua area e quindi poi l'area di base e l'area totale. Sono invece identiche alle formule parallelepipedo le formule per l'area laterale, ovvero perimetro di base per altezza, e quelle dell'area totale, che di nuovo è area laterale più due volte l'area di base. Come sempre il caso quando ci sono tutte queste formule, tutte queste variabili, in realtà di formule inverse ce ne sono tantissime. Io mi soffermo solo su due che saranno poi quelle che compariranno più spesso, ovvero quella del perimetro di base data da area laterale diviso altezza e quella dell'altezza che è data da area laterale diviso perimetro di base. Ma vediamo subito un esempio. E in questo caso, al contrario di quello che vi ho fatto negli altri esercizi, nelle altre lezioni, andiamo a vedere proprio un classico problema e andremo a risolverlo secondo la metodologia che ormai già stiamo imparando da 3 anni. Quindi,
Abbiamo un prisma retto che ha per base un triangolo rettangolo. Conosciamo i due cateti di questo triangolo rettangolo e conosciamo l'altezza del nostro prisma. I dati ve li scrivo qui, quindi primo cateto uguale a 3 cm, cateto 2 uguale a 4 cm e altezza uguale a 10 cm. Il mio esercizio va a chiedermi quanto vale l'area della superficie totale del nostro prisma. Ci sono vari modi per affrontare questo tipo di problemi. Un metodo è partire proprio dalla domanda, quindi scrivere la formula che mi permette di cavare la grandezza che cerco in questa domanda e andare a vedere quali sono le quantità che ho e quali sono le quantità che devo andare a calcolare. Come abbiamo visto nella lavagnetta precedente, l'area totale è data da area laterale più due volte area di base. Ora, l'area di base è l'area di un triangolo. L'area di un triangolo rettangolo è data da cateto 1 per cateto 2 diviso 2. E se vado a vedere i dati, io ho questi numeri, quindi mi posso già infilare in questa formula e verrà 3 per 4, ovvero 12 diviso 2, 6 cm quadrati. Quindi abbiamo già trovato l'area di base che poi andrò a infilare in questa formula. Non ho l'area laterale. Andiamo a vedere come trovo l'area laterale. L'area laterale per il metro di base per altezza. Ora, l'altezza in prisma ce l'ho di già, perché è 10 cm. Devo trovare il perimetro di base. Perimetro è il perimetro di un triangolo, quindi la somma dei tre lati di questo triangolo, in particolare sarà la somma di cateto 1, che ho, cateto 2, ho anche questo, e l'ipotenusa. Non ci vuole molto per capire che per trovare questo terzo numero dovrò ricorrere al teorema di Pitagora, che ho qui appena appena accennato e ho già risolto, perché io e anche voi, spero, mi ricordo che 3 e 4 fanno parte della più famosa terna pitagorica primitiva, ovvero 3, 4, 5. Se i due cateti misurano rispettivamente 3, 4 o il loro multiplo, l'ipotenusa misurerà 5. Ed eccola qui. Ora a questo punto infilo questi due numeri, questi tre numeri, nella formula del perimetro, 3 più 4 più 5 fa 12 cm. E vedete, ora ritorno su 12 cm, lo metto in questa formula dell'area laterale, 12 per 10 fa 120, 120 lo metto in questa formula, 120 più 12 fa 132 cm quadrati, che è proprio la risposta che cercavo all'inizio. Molto velocemente andiamo alla formula del volume, anch'essa pari pari identica alla formula del volume del parallelepipedo rettangolo, infatti è data da area di base per altezza. E di nuovo dobbiamo pensare che cos'è il volume. Significa prendere questa superficie qui e farla scorrere per tutta la lunghezza dell'altezza del nostro prisma. Le due formule inverse sono quella che mi permette di trovare l'area di base se conosco il volume e l'altezza, e quella che mi permette di trovare l'altezza se conosco il volume e l'area di base. Vediamo infine alcune applicazioni della formula del volume, in particolare un'applicazione diretta e due applicazioni inverse. Se un prisma ha un'area di base di 24 metri quadri e un'altezza di 5 metri, mi calcolo immediatamente il volume con la formula diretta, area di base per altezza, 24 per 5. Vi ricordo, la strategia per fare conti rapidi nella moltiplicazione per 5 è equivalente a prendere il mio numero, moltiplicarlo per 10, in questo caso viene 240, e poi dividerlo per 2, ovvero fa 120 metri cubici. Mi raccomando, attenzione all'unità di misura. Due problemi inversi. In questo vi do il volume, 600 cm cubici, l'altezza, ovvero 12 cm, l'area di base è 600 diviso 12, che fa 50 cm quadrati. Infine, un problema inverso in cui invece devo trovare l'altezza, il volume 15 mm cubici, l'area di base 10 mm quadrati, l'altezza sarà 15 diviso 10, ovvero 1,5 millimetri. Chiaramente noi possiamo fare degli esercizi molto più avanzati sul prisma ed è quello che faremo in classe. In particolare vedremo come posso avere degli esercizi in cui il prisma può avere per base un rombo o per base un trapezio.
quello che cambierà sarà quindi la strategia con cui dovrete trovare l'area e anche il perimetro, e questo molto spesso coinvolgerà l'uso del teorema di Pitagora. Quindi dicevo, trovare l'area e il perimetro della base. Per tutto il resto, per quel che riguarda gli altri aspetti del nostro prisma, si tratterà di lavorare esattamente la stessa maniera con cui avete già imparato a lavorare con il parallelepipedo del rettangolo. Dalla prossima lezione cominceremo a affrontare l'ultima categoria di poliedri che vedremo insieme quest'anno, ovvero le piramidi. Ma per oggi è tutto, arrivederci alla prossima lezione.